Vediamo la linea. Una parola del mister, ha chiesto il microfono. Gli altri presidenti parlano e si divertono ad alzare le coppe. Noi sinceramente ci divertiamo a giocare a calcio, che è diverso. Tutti amici, ok? Tutti amici. E questo 1-2? Come ha visto questo 1-2, presidente? No, i ragazzi giocano, Siamo, vabbè, loro sono un pochino sotto forma, dai. Sono in calo. È ancora presto per testa? Sì, tra poco entra. È pronto, è caldo. Va bene, grazie. Il piatto è caldo. Per me c'ho la più grande delusione di ieri mattina, Gianfranco Di Palma. Niente, non c'ho nulla più da dire. Una parola sulla partita? Sulla partita siamo rimasti contenti. Abbiamo giocato contro la squadra più forte di tutto il torneo, sicura l'indiscussa vincitrice del campionato, il nostro amico Nappi, amico tra virgolette. Una parola sulla partita di stasera? Sulla partita di stasera. Che gol di Santella? Nulla da dire, sono tutti amici, anche se il cuore va sempre verso il Napoli. Niente, che vinca il migliore. Poi c'è il bomber testa in campo, Entrate. Di sicuro saranno loro i migliori. Bello! Ringraziamo anche Aprile, la linea di nuovo a Piccinini. Sentiamo Martina Maestri a bordo campo. Una parola al appena uscito Caliendo, come vede questa partita? Una bella partita, però ora stiamo un po' soffrendo questo frangente di... Intanto c'è la rete. Il bomber casa, è entrato, ha segnato, e col soprannome, i Balotelli. Il mister vuole il suo aiuto. Ecco, siamo qui con Panico, appena uscito. Allora, questa partita come si è messa? Se l'ha messa subito bene, poi sono due squadre che ci conosciamo. Quindi loro sanno i nostri punti deboli, noi conosciamo i loro. Ci hanno preso sul nostro momento, più brutto, ci hanno fatto due gol. Sì, però la partita è aperta, adesso siamo di nuovo sopra. Abbiamo cambiato assetto, abbiamo azzardato due punte, anche se vincevamo e siamo andati pari. È una critica al mister questa? No, anzi, abbiamo azzardato per chiudere il punteggio, chiudere il risultato. Il calcio questo è, anzi. La scelta di testa in panchina dall'inizio? È un po' di turnover, stanco il bomber, anzi lo sto utilizzando con i minuti contati per dare il meglio. Chi vincerà alla fine? Noi, senza dubbio, noi siamo più forti, giochiamo solo noi, giochiamo di ripartenza. Noi giochiamo e loro ripartono e fanno gol. Grazie Panico. Questa purtroppo non si vende, sarà sempre nostro. Gli altri presidenti non lo possono comprare, ci dispiace. Una parola su questo Giovino, sempre più spettacolare. Giovino ci diverte sempre con un suo giochino. Cali, vieni un po', chi ha? Vai Pasqua. Ecco, intanto c'è l'ingresso di testa, esce Calindo. Mister, abbiamo avuto dei problemi con il portiere. No, tranquillo, il portiere può fare quello che vuole. Noi facciamo giocare tutti, li mettiamo a loro agio, capito? Gioca un po' fuori dai pali, mi dicevano. Vabbè, perché vuole mettere un pochino in mostra il suo gioco di piedi. È buono sia con le mani che con i piedi, ma vediamo. Qualche polemica di Giovino? No, niente. Giovino, diciamo, è un po' arrabbiato perché non vuole perdere con questi, con gli amici qua, però la partita è tranquilla. Dai. E parlerà dopo negli spogliatoi? Sì, dopo risolveremo tutto, comunque la squadra è compatta, sempre. Sì, perché non c'è stasera? Bella domanda. Non ci sono risposte. Intanto auguri a Michele Orto. Grazie. Lo vendite? Silvestri? No, non si tocca. Dicono che non si tocca Silvestri, poi non so. Linea a te. Avevi promesso una partita difficile per loro. Non mi ripigliare! Non mi ripigliare, siamo in silenzio sta. Voglio due partite, due capo. Parlate con il portiere. Nessuno vuole parlare. Silenzio stampa. Rinnoviamo gli auguri a Santella e a Orto. Saluto a Maletta. Una partita iniziata da tardi. Attenzione, subito polemiche. Pallone non adatto ed arbitro tutto fuori del Napoli. Piccole polemiche da parte del Fenerbahce. Come è giusto che sia, ringraziamo i ragazzi. Una buona serata, Daniel. Ringraziamo dunque dal Maracanã Stadium. A domani.
con le super. Ah no, le ragazze. Le ragazze, le ragazze. Vediamo. Aspetta. Primi commenti dal pubblico. No. L'arbitro, però l'arbitro prima. L'arbitro non ci pronuncia. Chi è stato il migliore del match secondo lei? Felice. Felice, almeno va dato comunque adito che l'ultimo gol è stato un bel gesto atletico. Grazie. Ringraziamo anche l'arbitro, dunque le ragazze rispettive, anzi iniziamo dalla ragazza della migliore in campo, Felice Paolo Panico. Cosa ne pensi del tuo ragazzo? Veramente migliore in campo, grandissima prestazione la sua, può continuare così e secondo te si può migliorare? Sì, può migliorare, tra l'altro devo ricredermi perché dall'otto e mezzo passiamo 10. Assolutamente. Passa la parola. E riguardo al veterano del Jack, pluripremiato in molte occasioni negli anni passati, non ha vinto mai nulla di squadra, con nessun titolo di squadra, ma ha tante soddisfazioni personali. Come mai? Sono i sacrifici, bisogna sacrificarsi. Ricordiamo ancora quella finale persa dopo un primo tempo spettacolare, poi il secondo tempo ha quasi abbandonato il campo. Da infortunato. Infatti Prisco ha deciso finalmente di venire con una sostituzione perché lei ormai ha un'età, però da sempre il massimo in campo. L'esperienza non ha voluto ascoltare la finale. Se avesse ascoltato saremmo a un altro posto oggi. Una parola su questa partita, come si è messa e soprattutto questa squadra quest'anno può puntare a qualcosa di importante? Se ci impegniamo tutti sì. Saluto il tuo fratello. Una parola per lui, per il Valencia, lo vuole incontrare in campionato? Sì, sì. Va bene, la ringraziamo, intanto ricordiamo l'Over 30, siamo in squadra insieme dopo tante rivalità. Come vede questa esperienza dell'Over 30? Siamo con lo sguardo nel vuoto. Speriamo bene, ci sentiamo dopo. Chiudiamo la linea di nuovo in regia. Il capitano del Manchester City, stanchissimo dalla prestazione, un'ottima prestazione la sua. Questa squadra si è fatta sotto, può darsi che riusciremo a pareggiare questa partita? No, stiamo vincendo. Ah, addirittura state vincendo, devi perdonare. Lei non è attento. Stavo fuori, 3-2 per il Manchester City, allora... È una rivelazione questa squadra, si può dire. Siamo un po' fuori forma, è da tempo che non giochiamo a calcio. Come ci vedi, siamo tutti ex calciatori, in parte. Però intanto quindi... si vede ancora delle buone giocate, la tecnica rimane sempre. Vabbè, ma oggi il calcio si deve correre, non si può giocare più col passaggio. Sì, il tocco c'è, ma bisogna correre. Se non ci mettiamo in condizione non possiamo pretendere chissà cosa, quindi... Speriamo di portare a termine questa vittoria, anche stringendo i denti e sudandocela, perché loro giocano abbastanza bene, si vede che giocano già insieme. Sì, si giocano da parecchi anni insieme, c'è il trofeo Jack, voi siete la prima apparizione. Questa è la squadra titolare o ci sarà qualche sorpresa durante il campionato? No, ci sarà ancora qualche sorpresa, mancano ancora. Allora, la ringraziamo e ci vediamo dopo. In bocca al lupo. Credo. Abbiamo raggiunto Luigi Durazzo, allora, di una doppietta. Ecco qui ai microfoni del trofeo Jack. Gol! Pareggio? Pareggia Barcellona con la rete di Moggia, doppietta anche per lui. Ottimo ragazzi! Abbiamo ottenuto il pareggio, soprattutto grazie a una grandissima prestazione del capitano Duraccio. Sì, la partita è ancora lunga. Speriamo di portare a casa il risultato, noi ci crediamo fino alla fine, è la nostra prima partita e siamo in cerca dell'amalgama e mi sembra che alla lunga stia uscendo. Non è la prima apparizione al trofeo Jack per lei, l'anno scorso ha militato nel Valencia, poi campione d'Europa, quest'anno ha deciso di fare una squadra tutta sua, discussioni con il capitano o è stata una scelta diversa? No, col capitano c'è un ottimo rapporto. È stato un piacere partecipare l'anno scorso al trofeo e far parte di una grande squadra come il Valencia. Matteo è un trascinatore e sono sicuro che anche quest'anno farà degli ottimi risultati. E la decisione di cambiare squadra è stata solo una scelta personale, l'entusiasmo di rigiocare insieme ad alcuni amici. E la scelta del Barcellona? Non c'è nessun legame
particolare con la scelta della squadra del Barcellona, però noi siamo una squadra caliente, quindi ci avviciniamo molto al Barça. Vuole il derby spagnolo con l'ex capitano? Sicuramente, ma aspettiamo anche l'Inter. Questa squadra, che cosa punta questa squadra? Come? A cosa punta questa squadra? Beh, ad un buon piazzamento, raggiungere la Champions. Va bene, la ringraziamo capitano, a dopo. Grazie. Buonasera, siamo qui nel migliore campo di Atletico Madrid di Barcellona, più di 2 punti per la tua squadra, la vittoria di gara al presidente capitano Luigi Matti. Sì, ti ha voluto fortemente questa squadra, ti ha fatto molto partiti, anche la scelta dei competiti, e sei contento di come ti ha vestito. Sì, anche il numero blu, come le tutto. È bellissima questa storia stasera, questa squadra che cosa punta? Vincere dappertutto, il repeat, il tuo progetto, lei c'è anche la ricetta. Alla sinistra, allora, restiamo alla prossima e poi quello che ti deve sapere. Pause, grazie. Ecco, a bordo campo con i fratelli Capano, questa sfida molto accesa con il CSKA Mosca, siamo qui con Cristian Capano, è vero? Sì, buonasera, confermo. Buonasera Cristian, ritorno nel trofeo Jack. Un gradito ritorno. Una squadra tutta nuova. Una squadra tutta nuova, questa Roma come la vede? No, siamo stati bravi a raddrizzare la partita dopo essere andati sotto. Chiamiamo anche William qui se possibile. I fratelli. I fratelli. Comunque no, la seconda partita... coppia del Jack dopo i fratelli Adinolfi, ci sono i fratelli Campano. Esatto. Vediamo chi la spunterà. Però questa scena i fratelli Adinolfi non la vedranno mai. Un abbraccio con la c'è solo odio tra i fratelli Adinolfi. Non verranno mai nella stessa squadra. Invece voi vi trovate insieme? Sì, ogni tanto. Non sempre, ma chi è più forte di tutti e due? Cristian, confermiamo. Confermi? Cristian. Dicevamo, questa squadra è una squadra che può ambire ad alti livelli. No, pensiamo a divertirci, pensiamo a fare un bel trofeo e tutto quello che viene è tutto guadagnato, quindi tranquillamente giochiamo per divertirci. Una parola sul patron Cassese, stasera si è sacrificato in porta. Van Bort. Sempre andato Saverio. Bello. Grande parata. Cassese, per me Cassese è sempre il migliore in campo. Sempre il migliore in campo, miglior giocatore premio Sky. Vi ringraziamo ragazzi, a dopo. Ciao. Tanta donazione. Buonasera, siamo ancora qui al trofeo Jack. Siamo con il migliore in campo di Roma. Roma 7. Roma CSK Mosca. William Capano. Questa squadra ho visto la prestazione, ho visto come vedi questa squadra? L'abbiamo domandato già prima. La squadra può ambire a alti livelli. Il primo obiettivo è divertirci, poi se arriveranno anche buoni risultati, ben venga, però il primo obiettivo sarà sicuramente divertirci. Poi sono stati un po' sfortunati gli avversari a giocare con un uomo in meno quasi per tutto il secondo tempo, quindi una vittoria, diciamo, regalata. È la prima volta che inizia la stagione del trofeo Jack, è stato sempre in corsa l'anno scorso, mi sembra, con il porto di Napolitano, se non vado errato. Quest'anno ha deciso di iniziare appunto dalla prima partita, vuole dimostrare tutto il suo talento. No, vabbè, nuovo campo, nuova storia, giustamente al Maracanã di proprietà di mio cugino è un'altra storia, quindi è un piacere giocare dalla prima all'ultima partita. Va bene, ti ringraziamo, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie. Anche a tuo fratello. Prova, chiediamo la linea. Come abito ogni tanto. Siamo qui con Gaetano Iovino. Dica. Al secondo tempo di Borussia Dortmund Trabbo, una sfida importantissima, una sfida, un big match. Come va la gara? Stiamo tenendo bene il campo, però ultimamente stiamo soffrendo un po', qualche decisione arbitrale dubbia, però il contropiede se la chiudiamo entro io e la conservo. È una squadra, diciamo, non ancora al completo questo Trab, manca ancora qualche elemento. Manca D'Andrea, sì, D'Andrea comunque che diciamo è il mio sostituto ideale e può giocare molto duttile, può giocare in molti ruoli. E poi però per il portiere soprattutto, ma il capitano Aliperti si è sacrificato per la squadra, lo inquadrerei. Aliperti si sta sacrificando davvero per
per l'onore di questo club, davvero turco. Come al solito, questo club quest'anno che cosa punta? Punta a posizionamento Champions, sarei bugiardo se dicessi di vincere il campionato, ma un buon posizionamento, tra le prime 5, dai, diciamo così. Vuole la terza finale di Champions questa? La finale di Champions, diciamo che quando si arriva poi nelle fasi finali, dentro o fuori, tutto può succedere, quindi perché no, perché non crederci? La ringraziamo, a dopo. Buonasera, siamo qui con Pasquale Leberti, migliore campo di questa partita, Borussia Dortmund, Trump, una super sfida, una sfida importantissima. Come mai sei venuto in porta? Perché volevo vincere il migliore in porta e dato che in mezzo non riuscivo a vincere, l'ho tentato io in porta. C'è la Coppa in palio quest'anno. Però. Prima Gaetano ha detto che come al solito ti sacrifici sempre per la squadra. Sacrifici? No, è perché come sappiamo il Trapo comunque è una squadra sempre compatta, siamo tutti amici, fraterni, e quindi quando c'è bisogno di sacrifici, di sacrificarsi, ci mettiamo sempre in gioco. Fortunatamente è andata bene perché i ragazzi del Borussia mi hanno tirato abbastanza addosso. Quindi. Giovino, in verità non ero in campo dei livelli. Ma guarda, era uno scempio non darglielo, avrei tolto la fascia da capitano e l'avrei bruciata se questa partita non fosse stata il migliore in campo a livelli. Guarda, un muro, una saracinesca. Ha vinto un volo per una pizza al Vesuvio Plaza di Luigi Nappi. Con chi ci andrà? Ovviamente con il mio motivatore personale. Sì. Però che danno paga, La dividiamo, dividiamo tutto. Va bene, bocca al lupo per il proseguo del torneo. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo per Tottenham Inter. Buonasera, siamo qui dopo Everton Valencia, siamo con il presidentissimo Ruggero, che ha ottenuto un pareggio che è finito in maniera un po' tragica, l'infortunio di De Capo, speriamo che non sia niente di grave. Una parola a questo presidente, questa squadra come l'ha vista la sua prima apparizione al Jack? Di certo un buon punto, anche se è un punto che vale come un bicchiere mezzo vuoto, perché comunque l'Everton ha giocato bene. L'unica cosa da recriminare di questa prima partita del trofeo Jack è un po' l'arbitraggio molto a favore dell'organizzatore, il Matteo, il capitano del Valencia. L'arbitro non sapeva nemmeno chi era l'organizzatore. No, il capitano Matteo Adinolfi, poi è stato fischiato un fallo inesistente per un tiro libero molto dubbio. All'ultimo a tutto e poi... Intanto c'è una rete del Porto in questo momento. Questo Porto sta vincendo contro il Milan di Simonelli. Poi lo sfortunatissimo episodio capitato al portiere, al quale auguro una presta guarigione. La prestazione del suo pupillo Ciavoli? Sta rientrando nella sua forma ottimale. Lui non gioca da parecchio tempo. Abbiamo scommesso molto su di lui. Va bene, in bocca al lupo per il proseguo. Questo è Everton a che cosa punta? A fare un ottimo campionato, sperando un arbitraggio un po' meno di parte. Va bene, la ringraziamo nonostante le critiche, ma che ci scivola. Buonasera, siamo qui con Allocca, napoletano, due ragazzi del Real Madrid. Giovanni Napolitano quest'anno ha deciso di prenderlo in mano e vedere di questi ragazzi di Casa Marciano che l'anno scorso hanno criticato il Jack, non volevo farne parte, lei sa qualcosa? Sono riuscito a convincerli, mi fa piacere che comunque devono partecipare. Tanto cannone. Aspetta. Un'azione importante per il Real Madrid. Questo Real vince 5-0, la solita squadra, ma sempre più compatti. Sono molto compatti, stanno giocando bene, molta tecnica e molto possesso palla. Speriamo che finisce. Una parola anche ad Allocca, uno dei sostenitori delle critiche alla Jack dell'anno scorso, come mai questo ritorno? Solo perché ce l'ha chiesto Giovanni, altrimenti non saremmo tornati. Siete ritornati tutti, però. Ma tu sai, io non lo sapevo che c'eravamo tutti. Per la cattiva organizzazione e per le macchiette fatte in questo torneo. Sappiatelo, se è la prima volta che partecipate, vi avviso io. Attenti a queste cose, attenti ai gemelli. Si sta ancora parlando di quella partita di Champions famosa dove c'è stato un risultato sfavorevole per all'allora come si chiama la squadra? Celtic. L'allora Celtic che uscì dalla Champions per colpa di un pareggio? No, di un 4-0 con il CSKA Mosca, l'Inter CSKA Mosca. Di un 50-40,
Quando è stato buttato fuori così, ancora senza non, giocare, 4 mesi, 5 mesi, ancora non la prendono. No, no, niente. Non, aspetta l'Inter, quindi aspetta l'Inter. Queste cose, l'Inter. Sì, assolutamente. Anche se non è più dell'anno scorso, un po' più rimaneggiata. Basta che ci sei tu per. Speriamo che ci sono io, sono ancora in fortuna. Siamo in due. Quindi forse ci saremo. Non so nemmeno quando ci sarà questa partita, però mi fa piacere giocarla. Pure a me. Leggi spazio il coscio. Comunque, anche Carretto Barone che non vediamo da parecchio. Capitano, venga una parola ai microfoni. Una parola. Anche Barone che era assente da un paio d'anni. L'ultima apparizione era con il Real Madrid di Mazzà di Norfi, se non sbaglio. Sì, un bel campionato. Si è levato la squadra da mezzo. No, ha vinto una supercoppa iniziale, però poi dopo i 13 palloni dell'Inter si è spaldata la squadra. Addirittura, vabbè. Come Michele Visco a Porto, si ricorda? Ah, già, vabbè, un po' di classico come Michele, mi dispiace per lui. Purtroppo è andata bene quell'anno, ci rifaremo quest'anno. Con il piede giusto siamo partiti quest'anno. Loro sì, il mio sta ancora infortunato. Non si può giocare così. Tornerà a pieno ritmo anche lei. Speriamoci. In bocca al lupo ragazzi, vi ringraziamo. Bentornati al Trofeo Jack. Più che altro dobbiamo parlare con il mister, ha mandato sotto la doccia a testa. Sì, perché ormai la partita è finita, il risultato diciamo è quasi messo in cassaforte e no, aspettiamo la prossima. Aspettiamo panico, tutto il culo, ancora lui, panico, riprenda per lui, si fa tutto il campo, scatta tutti e la mette dentro, è il suo derby, il derby del Maracanã. Spettacolare panico, altro cosa di pura classe. Spettacolare Martina, a te a bordo campo, veramente un bellissimo gol Panico, complimenti. Che rete di Panico? Il campo non è mai un amico. Che rete di Panico ha messo il sigillo sulla gara? Sì, ma diciamo che la gara già era finita, però ragazzi, finisce adesso e è stata una bella partita e facciamo gli auguri alla squadra che ha perso, però sono comunque degli amici. Andiamo subito dal migliore in campo che era tra Giovino e Panico, è stato scelto Felice Paolo Panico il migliore in campo. Ecco, siamo qui con Felice Paolo Panico subito dopo il match Napoli-Venerbece, match inaugurale, subito lo spettacolo del Jack. Sì, ci tenevamo a partire col piede giusto, penso che ci siamo riusciti, abbiamo fatto un bello spettacolo anche la squadra avversaria. Grandi ragazzi, Maurizio, Enzo, hanno cercato di tamponare la furia Napoli, ma non ci sono riusciti. Ci conosciamo a memoria, quindi ci dobbiamo perfezionare, stiamo prendendo ancora le misure. Questo Napoli già stasera ha fatto vedere che vuole il titolo quest'anno. Eh sì, senza mezzi noi andiamo al campionato. È ritornato dopo 3 anni di assenza. Eh sì, appunto per vincere. È ritornato in grande spolvero. Grazie mille. E poi forse dallo studio una domanda. Aspetta. Piccinini. Una domanda o concediamo? La regolare, alziamo un po' la voce. Sì, ero convinto. Un po' più di voce. Vai. Ecco, siamo pronti, quindi chiamato, siamo andati dal studio. Apro un video a tu. Buonasera, Panico. Buonasera. Oh, Felice. Martina, sei bella. Che trovi, che immagini. Ah, la vittoria del titolo, puntiamo Champions e campionato. C'è qualche altra cosa da vincere, la vinceremo. Checca. Vogliono vincere tutto, possiamo considerare Panico migliore in campo, quindi una pizza Vesuvius. Ringraziamo Luigi Nappi, sponsor del Trofeo Jack. Grazie Gigino. Grazie, vado a fare la doccia. Buonanotte, possiamo augurare a tutti una buona notte, la linea va allo studio.